Siamo vicino al Duomo a Messina e davanti al ristorante La Cucchiara, che dal 6 luglio ospita una mostra particolare, Nimjat, il nulla e il muro invalicabile, di Alessandro Mancuso. Com'è nato questo progetto? È un lavoro che ho realizzato 3 anni fa in un villaggio del sud della Mauritania. L'occasione è stata la realizzazione di una struttura tecnica che sviluppasse energia elettrica in questo villaggio che ne era privo. E da lì i giorni che sono passati tra il montaggio di questa struttura è una tempesta di sabbia che ci ha bloccati completamente, è nato questo reportage parallelo che mi sono portato a casa e che ho riscoperto dopo 15 giorni in effetti, perché sul posto non ti rendi conto di quello che succede. Le fotografie qui esposte sono una trentina, qualcuno in meno, e spero di aver raccontato in maniera leggibile le divergenze che si possono riscontrare in un villaggio piccolissimo di 800 persone, diviso chiaramente per caste. E la scelta in un ristorante? Originale? Non volevo un luogo istituzionale, perché non mi andava che la mostra fosse vista come un'esperienza di tipo artistico, ma soltanto sociale, quindi che attraesse persone che potevano anche non essere pronte ad affrontare questo tipo di visione. E il proprietario Giuseppe Giamboi, che ha accolto questa idea, l'ha sposata completamente, perché sarà possibile degustare anche dei piatti tipici africani per tutta la durata della mostra, che dal 6 luglio si svolgerà e si concluderà il 5 agosto. Nimjat, un puntino della Mauritania che è diventato un documentario attraverso le sue foto. Prevede che ci saranno altre tappe? Spero di sì. Ovviamente, essendo un ristorante il luogo che le sta esponendo, molte delle immagini non era possibile farle vedere per la loro particolare durezza. Quindi spero che ci sia un altro luogo, sempre comunque non istituzionale, ma un luogo aperto a tutti, che le posso ospitare, spero anche al di fuori comunque della città, insomma, che diverti una specie di piccolo tour fotografico. La sensazione più immediata dopo un viaggio del genere così lontano, qual è stata tornando in Sicilia? Sicuramente è il concetto del tempo completamente diverso tra noi occidentali e questi villaggi subsahariani. Lì il tempo è dilatato, tutto è sospeso. Una cosa può succedere tra 2 ore, tra 2 settimane, per loro non ha nessuna importanza. Va bene, grazie.